Diciamo che i risultati sono positivi. Rispetto all'anno scorso, anche a livello nazionale, abbiamo incrementi del 15-20%, quindi da 40 milioni di ettolitro, che è stata un'annata pessima l'anno scorso a livello quantitativo, ma anche qualitativamente era buono. Quest'anno siamo sui 47 milioni di ettolitri a livello nazionale. E anche nelle Marche si rispecchia questo incremento del 15-20%. Un inverno non particolarmente rigido e piogge primaverili hanno fatto sì che l'estate 2019 dal punto di vista dei vinicoltori non si trasformasse nell'incubo dello scorso anno, dove a passeggiare tra i filari stringeva il cuore nel vedere le condizioni delle uve. Gli sbalzi di temperatura però hanno accentuato le qualità delle uve bianche. Sì, allora qualitativamente, oltre alla resa in crescita, sembra molto positiva, soprattutto per i bianchi. Ci sono delle belle escursioni termiche, quindi la notte abbiamo un bel temperature fresche che danno ai vitigni bianchi, quindi al nostro bellissimo bianchello, un aromatico veramente eccezionale. Sui rossi ancora è presto, stiamo iniziando le raccolte adesso, ma si arriva fino a novembre, quindi aspettiamo queste temperature calde per finire i cicli di maturazione polifenolica delle uve, ma si pensa che sia una buona annata anche per i rossi. Ma la vigna non fa sconti a nessuno ed il lavoro proprio di questi sbalzi di temperature da parte dei produttori ed enologi è stato pesante, ma questo meticoloso lavoro inizia a dare i suoi frutti ed il prodotto italiano e marchigiano conquista sempre più consistenti fette di mercato estero. La risposta è positiva anche sull'export in questa fase nei nostri vini marchigiani e pesaresi. Ci sono degli incrementi del 12% da dati Istat con elaborazione Coldiretti nel primo trimestre 2018, quindi parliamo di 12 milioni di euro di fatturato, quindi incrementi del 12%, che vuol dire che all'estero viene apprezzato il nostro vino marchigiano e il nostro vino pesarese. Per avere il polso sui rossi quindi dovremo aspettare ancora qualche mese, ma per i bianchi, in particolare il nostro bianchello, che cosa ci dovremmo aspettare in calice il prossimo anno? Dal punto di vista organolettico, con queste escursioni termiche sicuramente avremo dei profumi eccezionali, quindi riusciremo a valorizzare quella che dicevo è la distintività del nostro biancame, ma anche con struttura, quindi abbiamo un vino, diciamo, attuale, un vino fresco, un vino giovane, con forte sapidità, con bella, quindi, bevibilità. Qualcuna nel superiore riuscirà a avere anche con struttura e corpo per dare longevità al vino, al vitigno bianchello, e però anche con la diversità, nel senso un vino giovane, attuale, per giovani, fresco, sapido, profumato, ma con i superiori anche caratteristiche evolutive diverse, quindi penso che sarà un prodotto per tutti i calici e per tutti i consumatori, un vino giovane, un vino attuale.